tra l'Italia e la finale c'è solo l'Olanda. La Caprini, Bettega, Benetti, Rossi, Bettega, gol, gol, forse è un autogol, ma l'Italia è passata in vantaggio. Il lancio di Caprini, Rossi, tiro di Rossi e deviazione in calcio d'angolo, 1-0 per noi. Jansen dalla bandierina, esce Zoff, para in mischia. C'è un fallo su di lui. Oggi quel giocatore che aveva ricevuto la botta era stramazzato al suolo con sei medici attorno per... Zoff veramente non fece niente, proseguì, butto fuori la palla ma restò in piedi. Riprende il gioco, niente calcio di punizione, soltanto rimessa per gli olandesi di Portvliet, il cross della sua terra di Kroll, allontana Bettega, colpo di testa di Rossi, in avanti di Jansen, di Gentile. E c'è il pareggio degli olandesi, il pareggio degli olandesi con un formidabile tiro da fuori. Hahn. E l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri di Hahn. Tirò da molto lontano, non era imparabile, però... Adesso sono considerati Eurogol questi, una volta invece no. Hahn era uno che faceva quei gol da lontano, ogni tanto non ti aspettavi, faceva un tiro, poi erano tutte palle da uscire. I due gol subiti da lontano mettono Zoff nello scomodo ruolo di principale responsabile della sconfitta. Un capro espiatorio, ma la ripresa ha dimostrato chiaramente che alla nazionale mancano ormai le energie. Ci è mancata un po' la convinzione mentale, forse anche dovuta alla stanchezza, di poter andare avanti, di poter andare in finale ancora contro l'Argentina. Ci è mancato quello perché forse si era un po' anche già appagati da quello che avevamo fatto, che era già tanto.